Allora arriva questo medico, ho capito che abbiamo appena fatto le elezioni europee, va bene, rino la gioia, ma ci dia un po' di gioia lei col sole? Prego, parli un po' con gli spettatori, vada. Oggi anche pianista, boh. Buonasera, belli magri, vi presento il vostro vecchio colonnello Gengiro Maximau Sergei. Dal 25 fino al 30 maggio, tutte le mattine, ci sarà bel tempo in tutta Italia. Vabbè, è passato il 25, oggi è il 28, quindi 28, 29 e 30 ci siamo. Poi che succede? Poi tutto pomeriggio in tutta Italia ci sarà brutto tempo, fino al 30 maggio. Fino al 30 maggio? Sì. Ma, vabbè, vado avanti, sì, dica. Vi divertite voi tutti quanti, noi insieme, noi guardiamo il sole, ci sono gli uccelli che volano tra di noi. Ma che poesia, ma lei anche lei sta raccontando le storie. Oggi è così meno scientifico. Ma allora anche lei crede nell'importanza di raccontare, insomma? Sì. Sì? Che bello, ci sta raccontando questo, gli uccelli e le nuvole. Quindi tutte queste cose che vediamo, svolazziamo fra le nuvole. Quindi non è proprio tutto così arido, quindi anche lei ha un cuore? Sì. Sì. Va bene, però pioggia al pomeriggio o ci dà un po' di sole? No. No. Lei che è più buona di solito, che dice? È bel tempo. È bel tempo. A giugno. A giugno, no? Adesso siamo gli ultimi giorni di maggio, quindi a giugno è bel tempo. Lei che dice? Vabbè. Tutte le mattine a giugno in tutta Italia ci sarà sempre bel tempo. Oh, poi, pomeriggio è sempre brutto. Oh, e poesia e cose, non dica così. Vabbè, salutiamo gli spettatori, va. Poi ci vediamo tanto a giugno, l'ultima puntata, dai. Sì, salutiamo, salutiamo. Ciao a tutti e buona serata. Ci vediamo la prossima volta, la prossima settimana. Allora, ci abbiamo sempre in collegamento il nostro Vovan in Bielorussia tramite Skype. Vovan, mi senti, mi vedi? Stai seguendo il programma? Sì, sì, sì. Ci abbiamo qui Emanuele Bocci, che voi in Bielorussia conoscete, vero? Sì. Guarda che cosa... Canta insieme a lui, lui suona. Non ti sente, Emanuele, fai più forte. Devo prendere la nota. Non trova la nota. Cantare. Canta. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi. Lui si rifiuta di cantarla. Tu ti sei svergognato definitivamente perché lui la sa così e così. Comunque, la canzone che è andata di più in tutta la Bielorussia nella sua tournée l'anno scorso con noi in Bielorussia. E adesso la metterai nel nuovo disco, credo, vero? No, insieme ad altri pezzi. Ghost track. So che metterà anche su Di noi di Pupo e metterà altre cose. Tutte il nuovo track. Cantautorato. Vabbè, facci un altro pezzo dei tuoi, va? Comincia. Vova, continua lui. Vai. Se si conta le galline, polli, gatti e qualche cane, siamo in tutto 89 alla sera. Ci si ferma giù in piazzetta e se c'è ancora il sole tira tramontana, si distende il mare con qualche isola, ma tutto molto 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 lontano. Tanti e tanti sono spariti per lavoro spesso altrove, qua è una vita di confine con poco da offrire. Raramente suonano le campane, chi si sposa parte e ricompare solo per Natale, c'è chi si spenge piano e torna solo, solo se ne parliamo. Però, e specialmente ad agosto, c'è vita anche qua. Giù in piazza anche 20 persone, coi bimbi che ridono e sfide incrociate di carte, uno sfondo di luci, di mare e di isole. Ma tutto molto, molto, molto lontano. Alle 7 del mattino, da un paese qua vicino, passa il camion del fornaio col pane.
poi carni fresche martedì, di giovedì salumi e latticini, il pesce sempre venerdì. C'era un bar malanno chiuso, certo guadagnava poco, poi il barista amava il vino e beveva. Brindisi e tracannava con la moglie che taceva fino a chi è sparita pure lei. Con un altro m'han detto, ma non so, e poi non son fatti miei. Però, e specialmente ad agosto, c'è un sacco di vita anche qua. A volte anche 30 persone, coi bimbi che corrono e chiacchiere intorno un po' a tutto, e uno sfondo di lucciole a giugno e altre luci. Ma tutto molto, molto, molto lontano. Qualche strano forestiero ci è venuto ad abitare, son pittori e musicanti un po' stanchi, sembrano più stanchi del più stanco di quei vecchi di qua che trascina lento passi lenti, ma c'è un silenzio e l'aria è buona. Emanuele Bocci, io però sono stanco. Francesca, stavo parlando adesso mentre qua, che queste canzoni le sappiamo e le risappiamo, visto che per te sei tanto affezionata a Emanuele Bocci, che sembra che sei una delle sue fan. Cuccatelo te, fagli un'intervista, che noi i musicisti dobbiamo fargli fare almeno l'intervista, se no non vengono. Certo. Già viene a gratis, se no altrimenti va, vai un po', va. Volentieri. Pensaci tu, vai, bei tempi di Francesca tornano anche stasera. Bello ritrovarci, qua questa sera. Infatti è un pezzetto che non ci si vedeva. Senti, guarda, io ascolto un po'. Aspetta, aspetta, mi dicono che come al solito sbagliamo, perché quel microfono è per cantare, ma la voce quando parli non si sente niente, quindi scusate, faccio il valletto, qui le vallette mancano, non si sa. Io ero un po' arrugginita, però lo so, pure qui. Voi... Vabbè, ricomincia come se non fosse. Ricominciamo. Niente. Tanto abbiamo tantissimo tempo, ci stanno già dicendo che dobbiamo tagliare, quindi. Vabbè, ma noi siamo molto brevi con Emanuele. Emanuele, gli ospiti di questa sera ci hanno raccontato un po' di loro. Possiamo chiedere anche a te di raccontarci un po' di te? Ma guarda, sarò brevissimo. In realtà queste canzoni che ho appena cantato e suonato raccontano proprio di me, insomma. A volte mi capita di raccontare una parte di me attraverso i personaggi che metto dentro le canzoni. E invece le ultime due canzoni che ho fatto parlano proprio della mia vita, sia della mia dimensione, della mia professione di cantautore, sia di quello che succede quando parto, quando faccio una serata e quando torno a casa. Chi mi aspetta a casa, quindi c'è un po' tutto quanto il mio piccolo mondo. Se poi mi devo mettere a raccontare di me, diventa un po' lungo. Comunque, per ritornare un po' all'argomento insomma di questa puntata, insomma, come tutte le forme d'arte, anche quella della canzone, perlomeno per me è un modo di, a parte di esprimere qualche stato d'animo che mi suscita una storia, poi oltre una storia o comunque un racconto, qualcosa che vedo, un paesaggio. E poi, come dicevo poco fa, anche raccontando di altri c'è sempre la tendenza a mettere quel particolare, o comunque c'è sempre qualcosa, qualche dettaglio nella storia, anche che è magari di un altro molto lontano da me, che comunque parla anche di me o che comunque mi ha toccato. Senti, è difficile oggi essere un cantautore? Sì, oggi direi abbastanza, insomma. No, nel senso, no, aspetta, no, non è difficile. Difficile tutt'al più è continuare ad avere voglia, desiderio, passione, la spinta, l'ispirazione per scrivere le canzoni, perché in fondo quando qualcuno mi dice ma come fai da cantautore, allora innanzitutto per essere un cantautore bisogna riuscire a scrivere le canzoni, quindi finché scrivo le canzoni sono sufficientemente soddisfatto. Poi per quel che riguarda tutta la questione appunto della musica, che può diventare una fonte di sostentamento addirittura con le proprie canzoni, lì insomma il discorso si fa più complicato, quindi sto cercando un po' di destreggiarmi su più settori, dal teatro alle canzoni appunto per spettacoli teatrali, addirittura in parte anche la recitazione, e sempre preservando però questo mio spirito cantautorale, insomma, per cercare in qualche modo di dare anche una forma che possa permettere alla musica di autosostentarsi. Senti, i prossimi programmi a breve?
Ma qualche concerto dalle mie parti e poi qualche altro progetto un po' più orchestrale e anche teatrale, insomma, che sta continuando a mietere consensi, diciamo così. E qual è il tuo sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto? Ma guarda, quello che ti ho detto prima, vorrei continuare ogni anno a scrivere almeno una canzone che mi soddisfa. Bene. E in più almeno altre 4-5 che mi soddisfano un po' di meno. E noi ti ascolteremo volentieri. Grazie. Emanuele Bocci e Francesca Tulli. Allora, come al solito qui ci abbiamo, io non so, dalla Svizzera quello viene e vede questi che fanno gesti strani, sono maniaci così, vabbè, no, sono bravi ragazzi. Allora, io mi sono avvicinato un momento a Umberto Lucarelli, perché non lo facciamo parlare più perché ha parlato troppo prima, però voglio ricordare un'iniziativa importante, la dico io, mentre passa proprio, la dice lui, no, la voglio dire io. Il 3 giugno c'è il premio Sofia, giunto alla 17ª edizione, se non sbaglio. Cos'è il premio Sofia in 30 secondi? 30 secondi, sono guardando. Allora, il premio Sofia è ancora una volta un'iniziativa che si inserisce in quanto abbiamo detto, cioè il raccontarsi. È un premio a cui partecipano gli studenti delle scuole superiori, in questo caso di Milano e provincia, e raccontano delle loro esperienze di lettura, ma che può essere di una qualsiasi lettura, quindi una lettura cinematografica, oppure teatrale, oppure l'incontro con un libro, o con la loro storia. E poi c'è una premiazione che normalmente si svolge a Milano ogni anno e appunto viene assegnato 1000 euro al primo, 500 al secondo e 250 al terzo. La cosa importante è che partecipano a questa iniziativa praticamente tutti gli studenti di ogni tipo e appunto lo vogliamo ricordare perché questo si inserisce appunto nel discorso che facevamo oggi, che è raccontarsi. www.premiosofia.it per saperne di più. Poi l'editore Bietti addirittura pubblica anche questi racconti, quindi insomma si può sapere di più. Io c'è qui quella avvenente signorina che non capisco perché non parli, ma lei il microfono lo ha, che sta facendo tanti gesti come se non avesse il microfono. È microfonata la signorina, può parlare, la sentiamo. Perché non sta parlando lei? Non vuole sapere niente, questi due bei uomini non gli piacciono stasera? No, io... L'unica domanda che voglio fare a Umberto, visto che hai scritto tanti veloce libri, che impressione ti ha fatto? È stata un'idea tua scriverli o ti è piaciuto proprio a te farli? Diciamo che scrivere è il mio mezzo, insomma, io suo mestiere. Attraverso la scrittura riesco ad esprimermi, poi anche attraverso il cinema e il teatro, però in particolare attraverso la scrittura. Salutiamo anche Giuseppe Speranza, che non lo facciamo parlare, ma abbiamo scannerizzato tutti quanti i suoi lavori e li mandiamo, mentre Emanuele Bocci, e non salutiamo nessuno, né Lucarelli, né Attenasio, né la nostra Bastiana Contraria, ci fa l'ultimo pezzo che è come sigla, noi salutiamo, torniamo il 4 giugno per l'ultima puntata speciale da non perdere, mi raccomando, e poi tutte le repliche, ciao, mandiamo i disegni anche di Giuseppe. Mio padre già faceva congetture sul mio futuro e le mie abilità, suonavo il clarinetto per passione, facevo il calzolaio di mestiere. Ero poco più che maggiorenne quando arriva una missiva che mi chiama per il fronte. Così disse mio padre, tutte le arti che già sai sono le tue armi, ritornerai. Vinto l'assalto, c'era la banda, c'era la guerra, ma mai. Con gli occhi a mezz'asta, il fiato nel lancia, non ho mai sparato, sfilava la banda. Mio padre mi spediva qualche riga, scriveva qua si tira avanti e là che vento tira, coi topi di trincea sul Montenegro, succhiavo pane secco, curvo smunto e magro. Poi cambiò di colpo il vento e come su una banderuola, deportati a mo' di stracci in balia dei pazzi, secchi come chiodi diventammo solo dei pupazzi, nudi infreddoliti in prigionia. Vinto
l'assalto, c'era la banda, c'era la guerra, ma mai. Con gli occhi a mezz'asta, il fiato nel lancia, non ho mai sparato, sfilava la banda. Mi prese per un braccio un SS, mi chiese quali sono le tue abilità. Io suono il clarinetto per passione, ma sono calzolaio di mestiere. Fu la mia salvezza ciabattino del nemico, ma la guerra, brutta bestia, mi ha rubato mezza vita. Notti senza nome, preda di pensieri, di pidocchi, di paure, lascio solo questo come eredità. Vinto l'assalto, c'era la banda, c'era la guerra, ma mai. Con gli occhi a mezz'asta, il fiato nel lancia, non ho mai sparato, sfilava la banda.